Il più grande centro d'Europa di Big Data. L'Emilia Romagna e i grandi dati, tanti, diversi e molto importanti. Big Data, appunto. È quello che produciamo quando facciamo qualsiasi attività della nostra vita personale, sociale o lavorativa che contempli l'utilizzo di una tecnologia. Dati che sono sempre di più. Per dare un'idea delle dimensioni del Big Data, Google, quando iniziò circa 20 anni fa a permettere di fare ricerche su internet, gestiva qualcosa come un 26 milioni di pagine. Oggi questo numero è cresciuto a 100 milioni di miliardi di pagine. Dati che, opportunamente analizzati e interpretati, possono fare la differenza. Noi viviamo completamente immersi nei dati, però bisogna avere delle chiavi per metterli in fila, per poterli leggere, per poterli rendere utili per la nuova industria, per i nuovi servizi, per noi stessi. L'Emilia Romagna è non soltanto il magazzino dei numeri, ma anche l'intelligenza per poterli leggere e utilizzare. Ma perché l'Emilia Romagna è il luogo ideale? La regione Emilia Romagna vede la presenza di quelle che sono le grandi infrastrutture digitali e al tempo stesso vede una delle maggiori concentrazioni a livello nazionale degli istituti nazionali di ricerca, oltre che del sistema accademico, quindi la grande università di Bologna e le altre università della regione. Situazione abbastanza unica nello scenario nazionale ed anche europeo. Non è un caso quindi che l'Emilia Romagna si sia aggiudicata la gara per ospitare il più grande centro di raccolta dati meteo su scala mondiale, un'opportunità unica per il territorio e per i giovani. Accreditarci sul livello internazionale come un luogo dove si possa venire a investire anche in termini di risorse umane, luogo che passa da una cultura di tipo manifatturiero ad una cultura di tipo digitale che rappresenta il futuro del lavoro, delle competenze e delle imprese. Vuol dire essere il centro. Vuol dire avere la capacità di sviluppare tecniche, conoscenze, relazioni che permettono ai giovani di essere più creativi, poter utilizzare i dati per pensare a risolvere nuovi problemi per tutti noi. Due computer ad alte prestazioni, una infrastruttura di valore strategico internazionale, la possibilità di attrarre altre organizzazioni di questo tipo, che è un po' l'ambizione della Regione Emilia Romagna e di Bologna. Se il clima a Bologna è da sempre al centro dei commenti, non sempre entusiasti, di chi a Bologna ci vive, d'ora in poi il clima sarà in città ancora più protagonista. È qui infatti che sorgerà il Data Center europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, conquista importantissima per la regione Emilia-Romagna grazie al proprio progetto sostenuto dal governo italiano e già finanziato con 40 milioni di euro. Un grande centro dati, pensate tutti i dati sulla meteorologia di tutta Europa. Hanno fatto una gara internazionale, ci siamo candidati e abbiamo vinto, dimostrando che quando il nostro paese tutti giocano insieme, le nostre capacità tecniche, le nostre capacità scientifiche fanno di noi il centro dell'Europa. Il Data Center sorgerà all'interno del Tecnopolo di Bologna, nell'area dell'ex manifattura tabacchi, e avrà un'estensione di 9.000 metri quadrati. Sarà l'unica localizzazione del data center di questo centro europeo che è promosso da una ventina di stati europei e non solo europei che hanno affidato l'elaborazione dei dati per i propri servizi meteorologici nazionali appunto ad un centro unico. Una struttura che promette sviluppo culturale, economico, prestigio e nuove opportunità di lavoro. Saranno investite risorse avendo in mente che la presenza di questo data center possa aumentare la capacità attrattiva sia del Tecnopolo di Bologna che di Bologna in generale sul tema dell'analisi dei dati, della business intelligence, della data analytics e diciamo tutto quello che riguarda le nuove frontiere dell'utilizzo di dati e del digitale. Miliardi e mezzo di gigabyte al giorno. Questa è la media di Big Data da gestire e analizzare. Ma come si fa e perché l'Emilia Romagna è protagonista?
Ci sono realtà come il Cineca di Bologna che mettono insieme 70 università italiane, 8 enti nazionali di ricerca, esperienza, capacità di supercalcolo e un supercomputer grande come una casa. Il tutto sempre più orientato verso la nuova sfida dei big data. La convergenza fra tecniche computazionali e tecniche di data analytics sta modificando il modo di fare ricerca, di fare innovazione, di fare conoscenza. E i campi di applicazione sono quelli che cambiano il mondo, dal quotidiano all'universale. Capire meglio qual è la fisica subnucleare, se l'attività è verso l'elaborazione dei dati prodotti da un esperimento al CERN, supportare le decisioni se si tratta di migliorare quello che è l'efficienza di un sistema di mobilità e trasporti, o se si tratta di mitigare gli effetti del clima piuttosto che gestire quelli che sono gli aspetti di salvaguardia dell'ecosistema del pianeta in cui viviamo. Dati come se piovesse, la necessità di saperli gestire e prospettive che si aprono per il futuro dei giovani. Il diluvio di dati ha bisogno di grande potenza di elaborazione, grande potenza di gestione, ma anche di nuovi profili di competenza. Si parla sempre di più di data scientist, cioè la combinazione di quelle che sono competenze di tipo scientifico, competenze di tipo matematico, competenze di tipo informatico. Una delle iniziative che è stata portata avanti è quella appunto di istituire un dottorato in data scientist per mettere a disposizione del sistema della produzione, del sistema della ricerca, queste nuove figure, questi nuovi skill di competenza. Borse di dottorato, assegni di ricerca, master e corsi di perfezionamento su argomenti inerenti al tema dei big data. Un temporale di dati ogni giorno. I big data promettono applicazioni infinite a patto di sapere come usarli. La regione Emilia-Romagna si è mossa anche per preparare il terreno e offrire opportunità ai giovani studiosi. L'anno scorso la regione ha avviato un progetto che coordino, il cui titolo è Creazione di valore per imprese e società attraverso la gestione e l'analisi di big data. Complessivamente parliamo di un ordine di grandezza di circa 700.000 euro. Di questi ci sono 5 borse di dottorato, 16 assegni di ricerca e circa 40 assegni per la partecipazione a master e corsi di perfezionamento. Impulso alla ricerca, opportunità di nuova occupazione e rapporto diretto con le imprese, ma non solo. Il progetto ha ambizioni anche più profonde. Quello che è l'obiettivo dichiarato di questo progetto e di altri finanziati all'interno della stessa azione è quello, da un lato, di favorire la ricerca di base, questo attraverso le borse di dottorato, ma poi di, oltre che formare delle persone attraverso master e corsi di perfezionamento, di trasmettere una cultura sull'argomento, sensibilizzare tutti verso l'importanza che hanno i dati e l'importanza che ha un trattamento corretto di questi dati. Pensiamo non solamente all'interpretazione dei risultati che possono derivare, ma anche alla preparazione, alla raccolta, a quali dati utilizzare, a come verificare l'attendibilità dei dati. È fallace l'illusione che semplicemente attraverso degli strumenti automatici, degli algoritmi, per quanto efficienti, dai big data si possa trarre del valore aggiunto. Il ruolo dell'umano, delle persone, di chi opera nel settore era, è e resterà fondamentale. Stop it.